Tarantino di adozione, bandiera del Taranto Calcio, quest'anno ha centrato un obiettivo importante, la vittoria con la Pianese e il salto in Serie C, un traguardo prestigioso. Sì, è un traguardo prestigioso sia per il paese sia per me, quindi siamo tutti contenti, ora vediamo cosa succede. Ecco. E vorresti alla guida della Pianese? Ma abbiamo trovato l'accordo, siamo ai dettagli, dobbiamo ancora firmare, però credo che non ci saranno sorprese. Ecco. Ecco, torniamo invece al tuo Taranto, nel cuore sempre Taranto, come hai vissuto, hai seguito sicuramente il campionato del Taranto, che giudizio puoi darci sul Taranto? Ho seguito le partite, quindi l'ho seguito, ha fatto sicuramente un campionato strepitoso perché ha fatto un ottimo campionato. I playoff non sono andati non nella maniera migliore, si doveva fare qualcosa di ancora più grande, non c'è riuscito, comunque il Vicenza è una squadra particolarmente forte, però credo che la squadra ha fatto un grandissimo campionato. Ecco, il futuro prossimo per il Taranto? Ma non lo so, perché onestamente ho seguito poco, so che purtroppo ha avuto delle vicende che hanno portato a 4 punti di penalizzazione, allora non so che tipo di progettazione hanno, non lo so, perché purtroppo stando fuori non ho avuto modo di seguire. Insomma, credo che debba proseguire su questa linea e l'anno prossimo cercare di fare un campionato altrettanto importante, perché dopo un campionato del genere non credo che l'anno prossimo si possa pensare soltanto a una salvezza risicata. Ecco, credo che anche l'anno prossimo il Taranto abbia il dovere di centrare i playoff. È un encomio anche la tifoseria, che è stato il 12°, ecco, tu conosci bene la tifoseria tarantina, è stata straordinaria, a parte qualche piccolo inconveniente. Ma i tifosi, quando le cose non vanno bene, non sono mai contenti, però è una tifoseria che si stringe sempre intorno alla squadra, anche nei momenti difficili. Quest'anno poi durante i playoff sono stati encomiabili, perché comunque hanno incitato, anche a Vicenza sono andati in tantissimi, insomma è stata credo una bella stagione, e ripeto, Taranto ha l'obbligo di proseguire l'anno prossimo sulla stessa linea.